Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog. Da un sacco di tempo che non filmo un vlog e finalmente oggi passerò la giornata un pochino con voi a farvi vedere che cosa farò oggi. Allora, oggi è sabato e necessariamente mi devo fare una doccia. Mi sono svegliata stamattina presto, verso le 7, 7 e mezza. Ho già fatto colazione, adesso sono le 8 quasi e mezza più o meno, è passata un'oretta. E adesso appunto mi faccio una doccia perché i miei capelli e io necessitiamo di una doccia. Fatto questo poi non lo so, farò un po' di pulizie, forse studierò perché a novembre ho un altro esame, ma è leggero, quindi per novembre, insomma, sto iniziando ora, ci arrivo, ma devo iniziare comunque ora in questi giorni perché lunedì, cioè dopodomani, mi iniziano le lezioni. Ho una lezione il pomeriggio di sociologia e di mattina, verso le, mi pare, 9:30, non ricordo, di mattina devo seguire una lezione di spagnolo perché mi sono iscritta così a questo corso facoltativo di spagnolo. Potevo scegliere fra spagnolo e francese perché inglese era solo per il terzo anno, non capisco perché, visto che l'inglese comunque è ormai una lingua mondiale, e quindi ho detto vabbè. Fra spagnolo e francese, non lo so, c'è cioè un spagnolo, non l'ho mai fatto, il francese alle medie, però non l'ho mai fatto, comunque lo spagnolo, ho detto magari è interessante, magari è carino, non lo so, e mi sono iscritta. E quindi lunedì c'è la prima lezione con questa professoressa madrelingua, sempre, oh, non credo all'università, lo faremo da casa sulla piattaforma Teams, e poi invece la lezione di sociologia dopo pranzo la dovrò fare all'università. Quindi poi andrò all'università e forse ci andrò con la macchina da sola. Vediamo. Sto iniziando a guidare piano piano e insomma i progressi li sto facendo, quindi speriamo bene. Doccia fatta, allora mi sono messa in postazione perché devo necessariamente fare un po' di ritocchino estetici sui baffetti e sopracciglia. Anche perché se voglio fare dei video di make-up o normali oppure per Halloween e cose varie, voglio avere il viso perfetto. Non voglio poi stare lì in post-produzione a ritoccare la foto se c'è qualche pelino di troppo, perché poi mi urterebbe la cosa. Facciamo velocemente insieme e poi vediamo se ho tempo. Preparo qualche cosa e mi porto già avanti perché appunto vi ho detto che poi mi iniziano le lezioni lunedì, quindi io se riesco tra oggi, visto che c'è anche un po' di sole, tra oggi e domani volevo iniziare a fare qualche cosa così almeno avevo poi soltanto da editare. Sì. Ma non è più buona? Niente, cioè qui è tutta la cera che dovrebbe essere anche mezza qua, ma niente, non appiccico neanche. Ok, e adesso? E mo? Io stasera devo anche uscire. È sabato. E stasera dovrei anche uscire, ma è vero che donna baffuta è sempre piaciuta, ma anche no. Ci arrangiamo con le pinzette. Mi farò un male cane qui. Ma poi l'andrò a comprare, ci arrangiamo con le pinzette che vedevo di. Un pochino prima di fare il video mi metto a studiare. Allora, queste sono le dispense che devo fare per il 25, per l'esame del 25 novembre. E allora, una è piccolina, sono 42 pagine, anzi non sono niente di che. E invece l'altra è un po' più grande. Io sto iniziando da questa, così dico, se mi levo prima questa, l'altra è più piccola, sarà più scorrevole. E quindi faccio questo ragionamento. Allora, già avevo iniziato, ho fatto le prime 7 pagine, perché tutta questa parte in realtà non serviva più di tanto, sono delle note che potevo anche benissimo togliere, però vabbè, non fa niente. E quindi ho iniziato a fare le prime 7 pagine e adesso vediamo in un'oretta più o meno dove arrivo, che cosa riesco a fare. In sostanza qua si parla boh, dell'antica Grecia, quindi cose che comunque mi piacciono perché io col classico insomma le ho studiate. Piccolo spoiler di un video per Halloween. Già oggi è il 1º ottobre, già sto iniziando proprio col botto, anche perché ho in programma un sacco di video a tema Halloween,
però mentre ho tanto da studiare, però mentre devo anche partire, però mentre ho anche le lezioni, e mentre devo anche sistemare casa, e mentre devo scendere anche dai nonni, insomma, ragazzi, io ho troppo da fare, troppo. Poi mentre devo avere anche una vita sociale, devo anche uscire con gli amici, devo anche sedermi qui a filmare i video. Insomma, ragazzi, io non so quanti. Devo anche fare pratica con la macchina perché sto iniziando appunto a guidare, a far pratica, eccetera, eccetera. Insomma, io ragazzi non ho un attimo libero, veramente. Ci sono persone che mi dicono che siccome non lavoro e sto a casa e studio all'università. E allora molti mi dicono, ma tu non fai niente quando scendi dai tuoi nonni, e che fai? Cioè, anch'io vado dai miei nonni. Sì, ma tu non gli prepari la cena tutti i giorni. Se non vivono quello che vivo io, non capiscono. È chiaro che anche io magari non mi posso mettere nei panni di un'altra persona e non posso dire, ma tu non fai mai niente dalla mattina alla sera perché possibilmente quella persona fa cose troppo stancanti. E anche per me. Però è vero che se io vi dico che la mia vita è stressante, è piena di cose da fare, mi dovete credere, ecco. Cioè, se ve lo dico è così, io non ho un attimo libero. Ragion per cui sto iniziando adesso a fare video di Halloween, così. Comunque, piccolo spoiler, questo qui mi piace, è molto approvato. Questo qua pure è un po' più creepy, un po' più thriller. Allora, ragazzi, sono le 6 di pomeriggio e questa è la seconda volta che scendo dai miei nonni, perché ci sono scesa verso le 4. Ok, gli ho fatto la merenda e ho preparato qua nel forno una cosa che ora sta cuocendo, l'avevo solo preparata e ora l'ho infornata. Tra un pochino li faccio mangiare e verso le 9 più o meno mi devo vedere con dei miei amici che usciamo e non sappiamo appunto ancora, sono le 6 del pomeriggio, non sappiamo dove andare. Perfetto. Sicuramente usciamo andando dopo cena, quindi questo l'abbiamo stabilito, mangiamo dentro. Io ancora devo vedere cosa mangiare, ma sicuramente mangerò o un uovo o una mozzarella, una cosa, una delle due. E niente, forse andremo fuori Noto, ma mentre c'è anche un locale carino dentro Noto, conto di risalire a casa per le 7:30 più o meno, e almeno avere il tempo di cenare, prepararmi e uscire, arrivare proprio puntuale. Ma buonasera, sto uscendo, questo è il mio outfit direttamente dall'ascensore. Stiamo scendendo, stiamo andando prima al bowling e poi a bere qualche cosa dopo. Ho messo questa maglietta rossa a maniche 3/4, così c'è freddo, non c'è freddo, insomma, almeno ho una maglietta, una giacchetta, borsa, pantaloni leggings neri così. E queste scarpe, scusate lo schifo dell'ascensore, ma non puliscono mai. E queste scarpe carine, insomma, che un po' riprendono la maglietta, un po' il nero anche. Cambio di ascensore, ragazzi, passiamo dall'ascensore giallo all'ascensore rosso, come la maglietta, c'è tutto rosso, ok? Niente, magari metterò delle foto perché in realtà non ho filmato niente, non ho fatto proprio video. La serata è stata molto piacevole, mi sono divertita, tranquilla, insomma, mi sto ritirando che sono quasi le 2. Io ho fatto bene al bowling, appena, sono arrivata penultima, ma di solito tiravo meglio, però vabbè, non lo so. E quindi ho fatto proprio schifo. Poi siamo andati a bere qualcosa qui a Noto nella cittadina. Sono in bagno. Io ora mi strucco. Sono un po' assonnata perché per quello che ho bevuto, che ho provato una cosa nuova. Lì al locale si chiamava Bellini ed è prosecco. Okay. Di solito io le cose leggermente frizzanti non le bevo, però. Bene o male, il prosecco inizio ad accettarlo. Bene o male. Prosecco e tè alla pesca. Che a me il tè alla pesca non piace, ma proprio zero. Però l'ho assaggiato tempo fa, quando sono andata a Bari un po' l'ho assaggiato, un goccio. E ho visto che era accettabile. Quindi fra tutte le varie cose che c'erano, quello era il meno peggio e sapevo bene o male che sapore poteva avere, quindi ho detto vabbè, mi accontento di questo, infatti poi l'ho bevuto tranquillamente. Quindi ragazzi, io concludo qui il video, spero che questo video così un po' casareccio vi sia piaciuto, se è così lasciate un pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale perché a voi non costa nulla ma a me farebbe super super piacere
Niente, se volete seguirmi sugli ultimi social mi trovate sempre su Instagram e su TikTok con il nickname di Dino.Risino scritto piccolo. E noi ci vedremo insomma un prossimo video, anzi noi ci vedremo un prossimo vlog perché lunedì mi inizieranno appunto le lezioni e vi riprenderò il mio primo giorno universitario del secondo anno e quindi sarà un giorno molto pieno quello come tutti i giorni di questa settimana che avverrà, però va bene così. Quindi niente ragazzi, vi mando un grandissimo bacio e noi ci vedremo al prossimo video. Ciao!